Sono felice perché ho avuto una grande risposta, cioè i ragazzi hanno fatto una partita incredibile. È normale che 4 giorni di lavoro, no, in una squadra no, non sono niente e soprattutto può creare un po' di difficoltà, no? Cioè, certe situazioni, però sono stati bravi. Esordio vincente nel ruolo di allenatore della Triestina per Nicola Principalli, dopo la separazione più o meno consensuale con Giuseppe Sannino, che 3 giorni fa ha detto addio alla panchina rossa labardata. A Rocco l'Unione batte l'Albino Leffe per 2-1, giocando una partita con il modulo 4-3-3 già adottato nelle scorse giornate e con la sola modifica forzata a causa dell'assenza per infortunio di Petrella. Al suo posto torna titolare Davide Baritta. Avvio equilibrato con gli ospiti che tuttavia sembrano mettere in campo un miglior approccio. Il primo spunto di cronaca porta infatti al vantaggio blu-celeste. El Hasni si attarda in disimpegno al limite, Montella ruba palla infilando Boccanera in uscita e siglando lo 0-1 al sesto del primo tempo. Dopo diverse occasioni di gol sfumate, la rete del pareggio arriva al 40° con Arma. Abbiamo fatto qualche ingenuità, abbiamo rischiato qualcosina che probabilmente in partite del genere non vanno fatte. Dopo l'intervallo, l'offensiva labardata prende corpo, trasformandosi in un vero e proprio assalto. E al 59° su corner di Coletti, respinto corto e riproposizione di Porcari sul secondo palo, li butti di testa e firma il gol, portando meritatamente avanti gli allabardati. Un secondo tempo dominato dall'Unione, una sorta di monologo interrotto al 34° dall'unica sortita offensiva degli ospiti, peraltro inutile. 5 minuti di recupero non cambiano punteggio e sostanza. L'Unione conquista per la prima volta in campionato la seconda vittoria consecutiva, successo importantissimo e più che meritato per quanto visto in campo. Anche dopo il 2-1 abbiamo cercato di continuare, potevamo chiuderlo, è stato un palo, varie situazioni, quindi questa è la strada secondo me che va battuta in casa, perché bisogna andare in avanti, bisogna cercare sempre di mettere sotto pressione l'avversario fino alla fine. Credo che ci siamo riusciti per gran parte della partita.